Sì, errori sicuramente, ma non siamo partiti decisamente bene i primi 20 minuti, ma devo essere sincero, era un po' anche quello che mi aspettavo nelle ultime 3 settimane. Ci siamo allenati un po' a singhiozzo, un pochettino, però devo dire che una volta che hanno ritrovato un pochettino le misure, abbiamo fatto una buona gara. Credo abbiamo fatto sì degli errori abbastanza chiari e la Feralpi Salò non li ha sbagliati. Ecco, secondo tempo, secondo me, un po' la Feralpi invece ha fatto noi e non siamo stati bravi invece a essere cinici come lo sono stati loro. Ho quasi sperato, onestamente, anche di pareggiare la partita perché poi ce la potevamo giocare in casa col Catanzaro per vincere la Coppa, insomma. Quindi anche il terzo gol mi ha dato un po' fastidio perché secondo me si può evitare di perdere 3-1. No, ma al di là di quello, sai, se riuscivamo a pareggiare la partita, che secondo me lo meritavamo nel secondo tempo perché siamo stati continui. Ti dava la possibilità di giocarti in casa una partita, un ulteriore spunto per fare una bella partita col Catanzaro, anche se dovremmo farla perché insomma giocheremo davanti al nostro pubblico, sarà l'ultima partita dell'anno e vogliamo fare bella figura. Ma guarda, devo essere sincero, io sono venuto a Rigamonti a vederla dal vivo, il Brescia era parecchio, io non la vedevo dal vivo e l'ho vista sicuramente una squadra molto viva. Squadra che quando ha deciso e si è tolta un po' di ruggine, un po' di paura, ecco, forse un po' di paura, insomma, mi è sembrata superiore al Cosenza, ha vinto la partita meritatamente. Ma in questo momento io credo che il Brescia debba pensare a vincere, andare a vincere a Parma su tutti i campi, perché i risultati anche di oggi ti costringono comunque a non guardare chi hai davanti. Ma succede anche nei nostri campionati che a un certo punto chi hai davanti decide di vincere le partite, il Brescia. Però è vivo, quelle che sono in fondo secondo me si equivalgono, tutto sommato, i risultati lo dimostrano, quindi stiamo soffrendo anche noi a Reggio per il Brescia, anche perché siamo una bella Compagnia. compagnia. Ma io devo essere onesto, parlando un po' con gli amici, era tanto che non venivo allo stadio, quando si attacca lì sotto è un bel casino per gli avversari. Il bresciano sa spingere. Sa spingere e sa anche toglierti nei momenti in cui magari le cose non vanno. Forse nei tempi qualcosina in più rispetto ad adesso. C'è un pochettino più di pazienza, anche giusto così. Credo che sia proprio quello che stia facendo la differenza. Perché ho visto questi calciatori in campo e sono stati loro e là, anche nel secondo tempo col Cosenza, secondo me, a essere un po' più aggressivi. Secondo me è arrivato anche da loro, da questi tipi di giocatori, perché vedevano che non ne uscivano comunque da una partita complicata. Era più facile perderla che vincerla, invece sono stati molto bravi. È una squadra viva, il Brescia deve avere grandi speranze, anche perché puoi avere solo delle speranze quando sei in quella posizione lì. E non guardare in faccia l'avversario, provare a vincerle tutte. Ci sto quasi pensando, Saurini va, ci va. E io ci sto pensando, è anche una giornata libera, magari volevo passarla, ma comunque. Può essere che ci vada, Non perché c'è poi devo andare a niente, Reggio non comunque. c'è Ma io ho un contratto, ancora per però un ancora anno. devo essere sincero, non c'è stato modo di parlare di nulla ancora. Io credo che poi finito insomma la Supercoppa, credo che ci sia modo di parlare di tante cose, insomma, ecco, però io ho un contratto che mi è scaturito dalla vittoria del campionato. Vedremo. Io sono felice, sarei felice di rimanere, lo sanno perfettamente tutti. Quindi vedremo, insomma. Cioè, Noi troppo. veniamo sempre a giocare qua dopo che non giochiamo da. Vabbè, anche Sì. quella ai playoff, per fortuna quest'anno che nessuno fa i playoff di noi, perché ho visto che ci sono dei tempi immemorabili. Sì, credo che non siamo partiti benissimo e soprattutto i primi 20 minuti, prima mezz'ora abbiamo sofferto un po' il loro possesso palla perché era una squadra molto organizzata e poi appena ci siamo messi a posto in campo credo che avremmo anche meritato il pareggio, soprattutto nel secondo tempo quando li abbiamo schiacciati nella loro metà campo. Purtroppo non è arrivato, addirittura è arrivato anche il gol del 3-1, però purtroppo il calcio è così, ci sono tanti episodi, appunto la loro era una squadra molto organizzata, è andata bene a loro questa volta e niente. No, ci arriviamo sempre con lo spirito combattivo perché è una bella sfida, a prescindere da come finirà, però siamo contenti di affrontare un'altra squadra che ha fatto un gran campionato. E quindi vogliamo metterci alla prova anche per vedere un po' per iniziare ad alzare il livello anche in vista magari dell'anno prossimo. Quindi siamo contenti di affrontare queste partite. Purtroppo, da quello che ho capito, servirebbero 4 gol di scarto
E vabbè, vediamo, dai, noi proviamo a fare il massimo, poi vediamo quello che succederà. Ma guarda, quando si segna è sempre, beh, penso, la cosa migliore per un giocatore. Se coincide la vittoria sarebbe meglio, però è andata così. Non vorrei essere banale nelle cose, quindi, però è un po'. Non c'è tanto da dire. Gli 11 che siamo entrati all'inizio abbiamo errato l'approccio totalmente. E una squadra come la nostra non deve permetterselo. Poi ci possiamo mettere tutti gli alibi del caso, ma alla fine siamo noi in campo che purtroppo abbiamo sbagliato un po' troppo superficiali, troppi errori, vuol dire anche mancanza di concentrazione, io per primo, per carità. Si possono trovare mille alibi, ma non mi piace perché gli alibi secondo me sono per i deboli, quindi non penso che questa squadra sia debole, anche perché l'ha dimostrato sul campo. Quindi ci prendiamo la responsabilità di questi primi 25 minuti fatti male. Abbiamo preso, paradossalmente, tre tiri, tre gol loro hanno fatto. Noi siamo stati, secondo me, abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, ma anche la seconda parte del primo, secondo me, non abbiamo fatto male. Purtroppo, quando inizi male la partita, si mette sulla carreggiata non bella, non sempre è facile recuperare, insomma, nonostante la nostra squadra sia molto forte, però anche loro comunque non sono da meno. Credo che nel complesso la Reggiana, per quello che ho visto, forse doveva fare di più oggi. È andata così e basta. Mi dispiace perché abbiamo preparato la partita bene, abbiamo fatto la settimana tipo, la squadra, i ragazzi c'erano, c'eravamo. Anche fisicamente, secondo me, stiamo bene. Mi dispiace perché quando l'appetito viene mangiando e quindi i trofei quando sono in palio è bello vincerli. Test per la B non credo. Penso che saranno comunque squadre magari con dei cambiamenti. E sicuramente le pressioni non sono le stesse di una partita normale e di un campionato di B, quindi secondo me non è un test che rende davvero onore alle due squadre. Sarà una bella cornice di pubblico. È che mi dispiace affrontare questa partita dovendo, penso, fare 4 gol. Mi dispiace perché l'idea nostra era quella di vincere. Non sarà facile, è ovvio che ho sentito prima Jacopo dire che faremo il massimo, è scontato, e ci proviamo senza dubbio.